Mi chiamo Emanuele Leone, <coughs> ho 58 anni, sposato eh, con mia moglie, con te Maria, c ho mio figlio Simone, Leone, mia figlia Delia, che anche loro servono il Signore, Madonna, gloria, a Dio. gloria a Gesù, e poi ho anche la mia nipotina Debora, di 17 anni. Questa è la mia famiglia. E devo andare un po' indietro con gli anni dell'89, quando eh, io vivevo nel mondo, eh, ero una persona normale, ero una persona che si reputava giusta davanti a Dio, eh, ero un cattolico, e quando mi serviva. Qualcosa dal Signore, io avevo il mio rapporto con Gesù, ma era un rapporto fatto soltanto, soltanto uh, di chiedere, chiedere, chiedere. E poi andavo nella chiesa, accendevo una, una candelina, la, la famosa lampadina la con la lampadina che anzi, se, se potevo, ne accendevo qualcuno in più, il cioè, miracolo allora, è, che è assicurato. Do qualcosa di in più. Eh, <ride> E vivevo una vita normale fino a, a giugno dell'89 quando um, mi ritrovai ad andare a casa del mio pastore Raffaele Fittaiolo che all'epoca non era eh, il pastore ma um, lui mm. si era convertito anni prima eh, avevano ho dato una piccola chiesetta alla Salinella, eh, molto conosciuta in uno scantinato dove lo Spirito Santo operava miracoli, potenti operazioni, liberazioni, guarigioni. Amen. Eh, Amen. Eh, il mio pastore Raffaele Fittaiolo eh, era un periodo che eh, non frequentava la chiesa, ma a casa eh, accoglieva. Alcuni fratelli, e, um, un pomeriggio mia moglie che conosceva una, una sorella eh, di Natota, e lei faceva così la parrucchiera a tempo libero, e, um, era andata a casa della moglie di de, de, de Raffaele a fare i capelli e io Tornando da lavoro dovevo passare a prenderla. E quindi giù eh, con la macchina andai giù sotto casonai, poi con Raffaele mi, mi conoscevo perché con il pastore Fittaiolo eh, abbiamo eh, fatto eh, spettacoli nel mondo eh, folcloristici, scenette comiche, insomma sì, sì, sì. Eh, abbiamo avuto un po' di esperienza ne, nelle piazze e quindi lui mi invitava a salire ma no io non volevo salire no. Gli disse mia moglie La mia ha detto no, scendi ci dobbiamo andare perché sapevo già mia moglie mi stava dicendo che uh, parlavano di Gesù parlavano delle cose di Dio ma a me non interessava non interessava per niente eh, io ho sempre dicevo io sono cattolico e cattolico morirò quindi e nessuno mi avrebbe fatto cambiare uh, idea. In un un, un'altra sì. occasione andrei a prendere mia moglie, sempre da casa de, del, del fratello uh, Raffaele Fittaiolo. E, e mi invitarono a salire: dai, vieni su, prenditi un caffè e eh, va benissimo. Eh, già a casa con mia moglie c'erano le discussioni: eh beh, sì. eh, non si pensa che a me mi devono fare i lavaggi del cervello. E andai su e devo dire che trovai una, una bella atmosfera. Una, uh, uccio, uh, noi lo chiamiamo così, uh, il pastor Raffaele. Uccio mi cominciò a, a parlare delle cose del Signore. E, e la prima domanda che mi fece disse: Ma tu ami veramente Gesù? E disse, io sì, certo che lo amo Gesù, eh, anzi. Uh, vado nella chiesa, accendo pure le candele, le, cantine. le, cantine. <ride> le <ride> famose candeline, <ride> e disse se io ti dico che, che fai qualcosa che a Gesù dispiace, tu cosa ne pensi? No, dice, ma che cosa faccio? Non credo che, di fare qualcosa di, che, che possa dispiacere a Gesù. <ride> disse, tu sai che cosa dice il secondo comandamento? Io non sapevo mai che esistevano i comandamenti. No, eh, dice il secondo comandamento dice non farti né immagini alcune, né sculture alcune, né delle cose che stanno in cielo, né delle cose che stanno in terra, non ti prostrare davanti a queste cose perché Dio maledice fino alla terza, alla quarta generazione, sì, sì, sì. eccetera, eccetera. E allora eh, me lo fece leggere e dissi io, no, disse vabbè, ma chi l'ha scritto queste cose qua? Non, lo stai dicendo tu, questo è un libro che c'hai tu della tua pensavi religione di, pensavi che era la sua sì. bibbia personale e eh, disse no disse eh, il pastore uccio disse questa è la bibbia la parola di dio allora io pensando di, di essere furbo mi ricordavo che mia madre sul suo comodino aveva una bibbia della luzzi un'antica versione e allora subito disse no disse io non è questa la bibbia è quella che c'è mia madre a casa. Beh eh. sì, io... io. E allora disse il pastore Uccio, disse, allora portami quella e ti farò vedere che è scritto anche in quella, quella che io ti ho letto. Allora subito andai a casa, eh, a brevio no? Andai a casa e disse mamma, disse, mi devi dare la tua Bibbia, me la devi prestare. Che devi fare? No, mi serve. La presi e la portai dal pastore Uccio. Mi aprì la Bibbia di mia madre e disse, ecco, guarda, qua sta scritto. Io poi nel portafoglio portavo tante immagini di santi, di madonne, di... di, di, Madonna, di, di le solite. Ti sentivi protetto? Sì, <ride> mi sentivo protetto e, e c'avevo tutte queste... Le figurine, eh, figurine. chiamavano le figurine. Le figurine... E quando mi, mi fece leggere lo stesso comandamento sulla Bibbia, di mia madre allora io subito dissi: No, dissi, neanche questa, <ride> neanche questa è, è la Bibbia vera. Io credo solo nella Bibbia cattolica. E mi stavo dando con la zappa sui piedi: Qual era la Bibbia? io non avevo mai letto la Bibbia, non conoscevo niente di Gesù, lo conoscevo. Perché ce l'hanno fatto conoscere. Diciamo per eh, sentito dire. Per sentito no? dire perché sì, perché ce l'hanno inculcata da bambini. Esatto. Eh. e Allora disse il pastore: Lucci, Disse eh, io ce l'ho qua la Bibbia cattolica. Prese la Bibbia cattolica, un volume rosso, eh, bello grande. E mi fece leggere lo stesso verso in quella versione di quella Bibbia cattolica. Non soddisfatto io. Disse no, disse, devo, devo parlare con uh, Don Luigi, che siccome io avevo il distributore di benzina, Don Luigi, eh, no? la Chiesa Cattolica, c'è questo comandamento, no? e, e non fa niente per... Uh, uh, e non lo mette in pratica. Va bene, disse Euccio, eh, parlo con Don Luigi. Alla prima occasione che venne Don Luigi, disse Don Luigi, ma come? Mi hanno fatto leggere il secondo comandamento che dice che... Eh, che non è buono avere, fare le immagini, le sculture, eh, prostrarsi davanti a queste cose. E eh, mi ricordo che da Luigi eh, mi disse, ma chi stai frequentando? Dice, non ti di... Poi dice, oh, dice quel comandamento non è, non è per noi, dice era per quelli di allora. Eh, e va bene, dice io, da di lui... Eh. Ah, praticamente lui diceva eh. che era per quelli. Ah, ok. Dice io, è solo quel comandamento per allora e tutti gli altri sono per noi. Eh, se, se il Signore ha dato i comandamenti, eh, ce li ha dati perché li dobbiamo osservare. Ma no, non dar retto, non, non li frequentare più quelle persone, cerco di dissuadermi. La sera andai a, a casa di Uccio, e quella fu la sera eh, meravigliosa: che mentre eh, loro parlavano di Gesù, io, e io mi cominciava a, a interessare la cosa allora disse il pastore uccio disse vicino a, a, a tutti i presenti andiamo e io mi alzai perché pensavo che dovevamo andare via no dice andiamo in preghiera ah, <ride> <ride> è bella andiamo tutti via no e e disse io e... Vabbè, disse, ma io sono il padre nostro la maria no disse eh, il pastore uccio mettiti in ginocchio insieme a noi e prega parole tue. Prega Gesù. Beh, mi mise in ginocchio e mi ricordo: non la posso mai dimenticare quell'esperienza meravigliosa. <coughs> e vidi Gesù sulla croce. E fu la prima volta che compresi che Gesù era andato sulla croce per i miei peccati. Amen. E allora. Cominciai a chiedere perdono al Signore. E dicevo, Signore, che cosa ti ho fatto? Amen, amen. Dio li benedica. Che cosa ti ho fatto Gesù? E piangevo, piangevo, ero in ginocchio. E non smettevo di piangere, perché il Signore aveva toccato il mio cuore. E allora tutti gli altri avevano finito di pregare, eh, si erano alzati, ma io ero ancora là in ginocchio uh, a chiedere perdono. E alla fine il Pastore mi dovette alzare dalle mie ginocchia. E se vi dovessi spiegare quello che provavo, non ve lo so spiegare. Era qualcosa di... Possiamo usare il termine ineffabile, come dice Paolo? no? Quando... Sì, eh, forse non c'è un termine che, che si possa dare a quello che si prova quando tu ti incontri con Gesù. Eh, il Signore non solo mi aveva perdonato, ma mi aveva fatto sentire il suo amore, che lo aveva fatto per, per me Amen. perché mi amava Ehi. e mi alzai così gioioso, felice. E pensai: ho trovato, ho trovato il mio Dio, ho trovato il mio Salvatore. Non pensando che da quel momento avevo trovato la gioia del Signore. Ma cominciarono i problemi eh, sì, in sì. famiglia, <ride> e quindi uh, cominciarono i primi contrasti in famiglia: uh, mia madre, i miei parenti. Uh, io mi sono convertito a giugno dell'89, quella sera, e poi con Pastore Uccio riaprimmo il, un localetto giù alla Salinella e dove c'era uh, all'interno una vasca battesimale. E io non vedevo l'ora di battezzarmi, chiedevo al Pastore: battezzami, battezzami perché uh, sapevo che era necessario che mi, mi battezzassi per il ravvedimento dei miei peccati. Eh, il, il 14 settembre dell'89, stavamo a casa mia, se ricordo bene eh, la data, venne un fratello perché eh, c'era un suo cugino in sala di animazione in, in un paese eh, in Alta Italia c'era il pastore a casa mia ci mettemo in preghiera e appena ci mettemo in preghiera scese la potenza dello Spirito Santo Amen. su di me e mi battezzò cominciai a parlare le lingue e era così forte la presenza del Signore che eh, il mio pastore detto da lui poi potete chiedere conferma non riusciva a sostenere quella presenza così forte e insieme al battesimo dello Spirito Santo il Signore gli rivelò che mi aveva dato un dono che non mi disse subito qual era però lui sapeva qual era era il dono di pastorato Amen. Amen. ma non me lo disse subito perché eh, in, quella, in quella sera ci fu un grande miracolo che accadde il Signore mi portò uh, in quella uh, sala di, di animazione davanti a quel ragazzo in spirito io lo afferrai e lo tirai dal letto e dissi fratello alzati perché il Signore ti ha guarito dalla testa Amen. ai piedi e lui si alzò dal letto e mi guardò e subito dopo avvenne il battesimo di Spirito Santo poi eh, il fratello Mimmo Farina eh, confermò che a quella stessa ora il suo cugino si era, sì, si era risvegliato dal coma si era risvegliato dal coma fu Aye. a quel tempo una grande testimonianza eh, il 17 settembre tre giorni dopo fui battezzato in acqua quindi prima il Signore mi battezzò di Spirito Santo e poi io e mia moglie con il fratello Federico Sion ci battezzammo Amen. il 17 settembre dell'89 eh, i miei suoceri Ovviamente eh, quando seppero che eh, mi ero convertito ci cacciarono di casa a me mia moglie eh, anzi mia suocera disse avrei preferito meglio un genere drogato oh, e, non, mio. e non un genere eh, che, Era ha, angelico, che diciamo. ha cambiato religione loro lo mettevano capito, sotto sì, l'aspetto sì, sì, sì. religioso. E poi dopo... Eh, mia suocera venne a sapere che si dobbiamo battezzare e mandò una mia zia da mia moglie: disse: Se ti battezzi, tua madre ha detto che si butta giù. E voi immaginate lo stato che si trovava mia moglie? Io, quando faccio questa testimonianza, dico sempre quella battuta che disse: Mia moglie va bene, non fa niente, se si butta giù, tua madre non succede niente. Ma lo dico per scherzare. Vabbè, si sa, la famosa suocera. Eh, e quindi ci battezzammo, mia suocera non si buttò giù e dopo un po' di tempo anche eh, mio suocero e mia suocera si convertirono Amen, e cominciarono a frequentare la chiesa della, della Salinella. E nel frattempo io crescevo, crescevo nella fede, crescevo nella conoscenza de, del Signore Gesù, de, della parola di Dio. E con mia moglie... Eh, fino a, alla notte, alle 2 o alle 3 eravamo lì a leggere, a, a scoprire, investigare. a investigare perché avevamo scoperto Gesù, avevamo scoperto il suo amore, quindi volevamo saperne sempre di più. Fino a quando um, un giorno eravamo a una conferenza. Uh, no, prima uh, venne a trovarci un, un pastore inglese. E cominciò a profetizzare in inglese, che poi il fratello mi tradusse, e disse, così ti dice il Signore, io ti ho scelto per fare uh, ciò che ho preparato per te, perché ho visto il tuo cuore, l'amore che c'è nel tuo cuore per il mio popolo. E da oggi io ti do l'abilità di fare quello che ho preparato per te. Amen. Più o meno. Questi sono, proprio cioè, un biglietto da qualche parte conservato. Eh, però io ancora non capivo. Eh, Andavamo a una conferenza con il pastore Uccio a, a Vichequense, eh, della mia, la Missione Italiana per l'Evangelo, e mentre eravamo seduti a colazione con mia moglie, un pastore filippino che è ancora vivo, Gandia, ah, il pastore Gandia, eh, lui eh, si fermò, mi guardò. E disse, quando sei arrivato qua? E gli dice "Sevolo". <ride> e disse, io da ieri che li cerco. E gli dice stavo qua io ieri". Cioè così ti dice il Signore: "Allarga le tue tende, rinforzi i tuoi pioli e io ti darò le nazioni", eccetera, eccetera, eccetera. E poi prego su di me. E quello era un altro tassello che della chiamata del Signore. Poi Uh, tornati a Taranto, e il Signore mi fece fare per due volte lo stesso sogno, che io andavo alla città vecchia e andavo in cerca di, di un locale. E per due notti consecutive l'ho sognato, lo raccontai al mio pastore e, e il mio pastore mi disse che sicuramente il signore voleva che ci fosse una chiesa alla città vecchia ma io dicevo no ma può darsi che eh, significa che qualcuno della città vecchia si deve convertire infatti all'epoca frequentava da noi eh, la salinella la sorella attual attuale sorella anna francese anna petruzzi che mh, il giovedì voleva che andavamo a casa sua eh, abitava a piazza fontana per uh, per parlare al marito che non ne voleva sapere eh, del Signore, eh, di fare una preghiera, di fare una riunione. Sì, sì, sì. E mi ricordo sì. che iniziamo le riunioni a casa della sorella Anna Petruzzi e ogni volta che andavamo eh, la gente aumentava, aumentava. E, <coughs> faccio una premessa. Eh, nel frattempo eh, il mio pastore mi aveva fatto fare era il presidente Mose Baldari e avevo, ad, avevo già il tesserino diciamo da pastore, però non, non avevo ancora eh, in mente eh, dove il Signore mi, mi voleva sì, sì, sì. uh, usare. Allora, eh, il mio pastore disse, disse: è arrivato il momento che, che si apre la chiesa. Alla città vecchia perché eravamo diventati un numero. Eh, sto abbreviando perché. Se sì, no, sì, sì, sì. Eh, È arrivato il momento di. Eh, però all'epoca, eh, di fronte alla sorella Anna Petruzia, abitava eh, un capo clan. Non faccio nomi per delicatezza, eh, che comandava la città vecchia. e eh, Lui ascoltava le preghiere che facevamo a casa di. Eh, e lui mi diede il primo locale che è a fianco all'attuale chiesa e... e disse questo va bene, dicevo oh, sì sì va bene, va bene questo... facciamo un po' di, di pitturazione, Beh, un po' di lavori sì. E, e lì mi ricordo che eh, uh, <coughs> incontrai uh, per la prima volta la sorella uh, Rosa schiavone che una delle colonne della Città Vecchia, lei faceva i biglietti, anzi, qualche volta vi consiglio di, di farla venire a testimoniare. Presto verrà. Sì, sì. E, e disse: uh, vuoi un numero? <ride> vuoi il numero, lo diciamo, italiano. C'è vita fare qua. No, no, qua dobbiamo fare la chiesa. Ah, va bene. Eh, lei andava con i eh, Bermuda di jeans, eh. Eh. Un, un, tipo un, un po' da maschiaccio, eh? perché la, la Città vecchia le, le donne devono, eh, devono sapersi difendere, quindi eh sì. hanno un po' questo atteggiamento. Comincio a frequentare anche la chiesa, eh, con, con lei e anche tanti altri, e faccio una premessa: che io non volevo andare a fare il pastore alla città vecchia pur essendo nativo della Città Vecchia, eh, perché dicevo il Signore, è proprio là mi devi mandare, signore, sono tanti bei posti, proprio alla Città Vecchia, e eh, eh là c'è delinquenza, c'è eh, prostituzione, droga. E disse il Signore disse, mi parlò e disse, e vuoi andare via da qui, a per la chiesa? Dice che là c'è il passeggio, c'è... Ce l'à devi andare, dove il peccato abbonda, la mia grazia sovrabbonda. E quindi eh, dopo queste parole mi convinzi e disse Signore io vado a fare il pastore alla città vecchia, ma a una condizione. Là no, non posso andare soltanto con le parole e dire Gesù ti ama. Ma ho bisogno che tu faccia dei segni. Eh, eh, e tocchi i cuori delle persone. E allora il Signore disse: disse Preparati, perché tu ti, ti scontrerai no? contro demoni, contro principati, contro potestà, ma io sarò con te. E infatti, quando aprimmo al all'inizio la chiesa, il Signore si è manifestato potentemente, abbiamo visto liberazioni, guarigioni. Eh, la gente come entrava si manifestava eh, c'era lo Spirito Santo che, che, che toccava i cuori insomma <coughs> poi il Signore mi disse io non ti mando a riempire la Chiesa ma ti mando affinché io possa entrare nelle case questa è l'opera che devi fare alla città vecchia io ti mando affinché conoscano chi sono io e infatti eh, centinaia, centinaia di persone eh, sono passate dalla chiesa e tante famiglie oggi dopo 24 anni conoscono Gesù eh, ho visto bambini diventare uomini padri, bambine diventare madri eh, tutti mi amano e mi rispettano ma la cosa più a molti non piace il mio modo di di, di condurre eh, la chiesa ma io cerco di mettere in pratica l'amore di Gesù sono molto pratico ci sono tante famiglie disastrate che non hanno mai conosciuto né l'amore di un padre né l'amore di una madre né l'amore di una famiglia e sono alla ricerca di questo amore e questo amore lo può dare solo Gesù mm. io ringrazio il Signore per avermi posto alla città vecchia. Amen. Sono onorato di essere il pastore della città vecchia di Taranto, Natà, il Signore ritorna. E insieme a tanti fratelli e tante sorelle eh, abbiamo potuto eh, vedere nascere una nuova opera eh, che è nata da, eh, dalla città vecchia, la chiesa Effata del pastore. Giuliano Blive, eh, voglio dire a, a tutti i fratelli e eh, alle sorelle che ci ascoltano, eh, il Signore ci ha portato non una religione, ma ci ha portato il suo amore. E con il suo amore noi dobbiamo combattere contro il male, È vero. contro le ingiustizie, contro ogni tipo di persecuzione perché le persecuzioni ci sono ancora oggi, eh, fatte in maniera diversa, ma ci sono. E alla città vecchia, a Taranto, c'è tanto bisogno di arrivare alle anime che si stanno perdendo. E le, par le parole abbiamo compreso in tanti anni che non servono. Siamo una chiesa povera, economicamente, ma ricca in amore, allora. ricca nello spirito e io sono orgoglioso dal primo all'ultimo che è entrato nella nostra e, e tanti altri ancora vengono perché sono desiderosi di conoscere questo amore Gesù un giorno disse che lui era venuto non per portare una religione perché già all'epoca di Gesù ce n'erano già abbastanza religioni ma è venuto per far conoscere il Padre, l'amore del Padre. Che il nostro Dio non è lì con le dita puntate per castigarci, ma è lì che aspetta di accoglierci, che noi andiamo a Lui, pentiti dei nostri peccati, pentiti eh, delle nostre colpe, eh, ed è pronto ad accoglierci per darci una nuova possibilità, una, eh, una nuova vita e tutti coloro che vengono alla città vecchia. Questo è l'insegnamento che noi diamo. Di amarci gli uni con gli altri. Perché il mondo, ripeto, è pieno di religioni, è pieno di organizzazioni. Il mondo aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio, aspetta di vedere questo amore che Gesù stesso è venuto a portare. Quando duemila anni fa Gesù è venuto, lui non si è schierato con i potenti, non si è schierato con i forti, ma si è schierato dalla parte del debole, dalla parte di chi aveva bisogno e soprattutto aveva bisogno di sentirsi amato, di sentirsi accudito. E questo è il nostro Gesù. E io non meritavo la grazia del Signore, ma il Signore ha avuto pietà di me e tante volte mi sono domandato, Signore, ma... Sei sicuro che mi hai scelto a fare il pastore? E tante volte metto in dubbio la mia chiamata, ma il Signore ogni volta mi risponde e dice: Guarda il mio popolo, guarda il mio popolo, loro non hanno bisogno di me e tu sei uno strumento. Attraverso di te io mi farò conoscere, attraverso di te mi faccio conoscere questa è la cosa più importante, non cambiare religione, ma cambiare l'attitudine del cuore, cambiare la propria vita, lasciare il peccato e cominciare a mettere in pratica l'amore di Gesù. Il Signore disse, da questo riconosceranno che siete veramente i miei discepoli, se vi amerete gli uni con gli altri. Amen. Amen. E chiunque verrà alla città vecchia, vedrà delle persone semplici, umili che non hanno niente, come Pietro e Giovanni quando salirono al Tempio e videro quell'uomo paralitico seduto davanti alla porta del Tempio e dissero, non abbiamo né oro né argento, ma quello che abbiamo te lo diamo con tutto il cuore. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. E quell'uomo si alzò e diede gloria a Dio. Ebbene noi vogliamo portare avanti questo discorso, non abbiamo né oro né argento da offrirvi, ma abbiamo da offrirvi tanto amore, con umiltà e con semplicità. Io sono felice di aver potuto dare eh, la mia testimonianza e vi invito a venire a visitarci alla Città Vecchia quando potete, e sarete i benvenuti e lo Spirito Santo ci benedirà tutti insieme. A conclusione eh, della testimonianza che ho fatto, volevo dire che ovviamente eh, se oggi eh, sono pastore devo ringraziare prima eh, il mio Gesù che mi ha scelto e poi anche eh, il mio pastore Raffaele Fittaiolo che, che insieme a tutta la Chiesa eh, mi hanno lasciato andare con il loro beneplacito, con la loro benedizione. Me, che è la cosa importante. Eh, eh, e quindi eh, fino a quando poi il, il pastore è, è rimasto nel suo ministero, eh, siamo rimasti sempre in comunione ancora tutt'oggi, eh, ci sentiamo e, e voglio dirlo, lui è stato e sarà sempre il mio pastore. A e, eh, a Signore, interessa che noi manifestiamo il suo amore e lo mettiamo in pratica, perché chi ama conosce Dio, chi non ama non conosce Dio, amè? quindi uh, vabbè poi tu hai citato anche il pastore Raffaele Vittaiolo che abbiamo detto che più presto a breve, a breve. faremo la diretta insieme, voi due mm. insieme così racco potete raccontare anche un po' più <ride> indietro o una diretta o eventualmente anche un video registrato un, un dove montaggio lo con